Buongiorno a tutti, siamo quest'oggi qui con Samuele Scotto del Fossano. Iniziamo oggi la preparazione ufficiale, quindi iniziate oggi la preparazione verso la nuova stagione di Serie D. Ti chiedo intanto quali sono state le motivazioni che ti hanno permesso di restare qui, che ti hanno detto di sposare il progetto ancora per quest'anno, e ti chiedo, secondo te, che stagione sarà, che stagione ti aspetti, quale preparazione avrete quest'oggi? Con la società, finita la stagione scorsa, eravamo d'accordo che ci fosse stata la possibilità di fare il salto, eravamo contenti entrambe le parti, così non è stato almeno per il momento, quindi sono contento di rimanere qua, convinto e carico più degli anni scorsi di fare meglio degli anni scorsi. Ovviamente la stagione sarà difficile, come sempre, sempre di più forse. L'obiettivo, come sempre, è la salvezza, se è possibile magari un po' meno sofferto rispetto agli anni scorsi, ma anche fosse sofferto come gli anni scorsi, l'importante è sempre l'obiettivo finale. Esatto, tra l'altro sei uno dei veterani di questo Fossano, nonostante la tua giovane età. Ti chiedo, ci sono tanti nuovi, praticamente una formazione nuova di 11 giocatori. Riusciranno secondo te ad inserirsi bene, un ambiente in cui inserirsi bene, ma immagino già la risposta. Penso di sì, nel senso che comunque bene o male quasi tutti gli anni i cambiamenti ci sono stati, forse quest'anno qualcosa in più, ma sicuramente non ci sarà nessun problema, l'ambiente è tranquillo, quindi cercherò di dare anche una mano, un aiuto ai nuovi per inserirsi bene nel gruppo, che sicuramente il gruppo è una cosa importante, ma credo che non ci saranno problemi sotto nessun punto di vista. Esatto, poi ci sono stati anche dei ritorni, ad esempio quello di Tunkara, quello di Ippolito. Ti chiedo, questo può essere forse anche un punto un po' di più di forza, tanti nuovi ma anche giocatori che già conoscono l'ambiente, già conoscono alcuni di voi, e può essere sicuramente una mano in più per il campionato. Sì, sono d'accordo, sicuramente il ritorno di Diego, Bava, di Ippo, sicuramente ci dà una mano, nel senso che conoscono l'ambiente, conoscono le persone che lavorano qui, conoscono qualcuno di noi, qualche giocatore, e sanno cosa fare, sicuramente sono già integrati nel gruppo, hanno bisogno di tempo, quindi ci danno una mano magari a tirare dentro qualche nuovo anche nel gruppo, nelle alchimie che può esserci nello spogliatoio, ma credo che non ci siano problemi, come ho detto prima. Ti chiedo solamente più questo, dopo l'addio di Merlano nella scorsa stagione, adesso serve un capitano per questa squadra, ti chiedo se sarai tu e se invece sarai già, magari chi potrebbe essere il capitano di questa stagione. Sì, credo che sarò io il capitano, la società mi ha comunicato questo, quindi credo che se io sono contento di questa responsabilità, è una cosa che mi piace molto, ovviamente. C'è qualche responsabilità in più, ma sono disponibile come giusto che sia, ci mancherebbe a prendermi qualche responsabilità in più e dare una mano al gruppo, comunque non mi pesa assolutamente, anzi sono molto contento di avere la fascia. Grazie mille. Grazie a te.